a tutti stramodi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre The Question e oggi siamo in quel video che vi avevo un po' preannunciato, dove vi faccio vedere un po' la casa, un po' come, soprattutto come l'abbiamo addobbata per Natale, e alla fine farò una sorta di mini Q&A con le domande che mi avete fatto sotto i post, sotto i video, eccetera, eccetera. E niente, prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati, guardare i Weeaboo Monthly Favorites, leggere il weekly postaggio, e che se volete supportare me e il canale potete farlo cliccando il link Ko-fi che c'è in descrizione. A me fa tanto tanto piacere. Detto questo, direi di iniziare questo mini tour partendo dall'ingresso. Io sono al piano di su, quindi partiamo. Fate comunque conto che tutto è ancora in elaborazione, ancora ci sono da fare tante cose, infatti lì mancano le spade. Comunque, qui c'è l'ingresso e subito si nota lo gnomo di Natale che ci hanno dato all'Eurospin. Commentate dicendo secondo voi qual è la teoria secondo il quale da qualche anno a questa parte gli gnomi stanno spopolando. Io non lo capisco questa cosa. Cosa sono che c'entrano col Natale? Però sono ovunque. Poi abbiamo qua lo sgabuzzino, la cui porta ciao, ci ho messo queste cosine carine. Anzi, minchiata, ve lo faccio vedere solo per il fatto che, come vi avevo detto, ho comprato la Dyson. E non potrei essere più felice di così perché è fantastica, cioè è stupenda, è super comoda, molto silenziosa, ma poi il packaging, cioè mi sono sentita tipo quelle cose dove il cliente si sente coccolato, cioè è bellissima, la trovo stupenda. Questo non è il frigorifero, è un frigorifero rotto che usiamo come dispensa, diciamo. Andando poi a destra, praticamente si vede tutta la casa, ma la cosa più carina è che abbiamo messo il vischio appeso sotto l'arco, così è una cosa carina, chiunque passa deve darsi un bacino. Abbiamo appena finito di pranzare, quindi ci sono ancora un pochino di cose, però abbiamo messo questo runner con le candele. C'è anche la candela dell'Eurospin che ho preso tipo 3 anni fa, me l'ha speziata, è buonissima, fatico un sacco a finirla. Qua c'è poi l'albero, non è molto grande, non è molto folto, però me l'ha regalato cura qualche anno fa perché io a casa non avevo un albero di Natale, quindi per questo lo ringrazio tanto. L'abbiamo portato qui, l'abbiamo addobbato. Non è troppo pieno di palline perché troppo sarebbe stato un po' too much, quindi sì, ci sono già i nostri regalini sotto l'albero. Ma la cosa più bellina è questa mini aruccia che ora vi faccio vedere, cioè, è stupenda, l'ho fatta qualche giorno fa. E niente, la piccola aruccia che sta sull'albero, la stellona giga enorme che sembra il cutie mark di Twilight. Passando alla cucina, diciamo che qui l'unica cosa di natalizio sono queste tovaglie che hanno appunto disegnato il vischio, che sono a tema e un tris, però ovviamente ne usiamo una alla volta, quella è solo per asciugare, quindi ok. Non c'entra con il Natale, ma io ho queste stupende presine del dottor Nozaradan, come dice, stai friggendo, le trovo stupende, a dir poco favolose. Ah sì, perdonate le neie, anche perché abbiamo appena finito di fare la spesa, ma qui c'è sta il cestino con la frutta, sotto c'è questo tappetino, diciamo, a forma di stella di Natale, molto molto carino. La teruccia. Ciao Aruccina, come ti trovi a casa nuova? Bene? Magari ti facciamo uscire un pochino di più, no? Quando riusciamo a coprire i cavi, visto che se no te li mangi e li hai già mangiati, che dici? Sì. Libreria e finestra, anche se appunto il fuori non l'abbiamo addobbato, c'è qualche pianta, ma nulla di troppo fatto. In bagno abbiamo le tovaglie coordinate, anche se il bagno è tipo azzurro, è semplicemente tovaglie rosse, insomma. L'accappatoio è verde, ma non è fatta apposta, è verde tutto l'anno, insomma. E poi qui abbiamo la scala che abbiamo deciso di decorare così, con questi ciuffoli verdi, dei nastrini, e in alcuni punti ci sono appese delle stelline. Lo trovo adorabile. Qui fa un po' il giro, però per il resto è tipo in questo modo. Arriva alla parte di sopra. Qua abbiamo messo un piccolo alberello, come potete vedere qui continua tutto il giro di decorazione di striscione, diciamo, come si dice, di boh, quello che è. Qua scrivania arrivata da pochissimo, è super comoda, cioè
super wow, super comoda. C'era questo spazio che, come vedete, era troppo basso per poterci mettere qualcosa. La scrivania è perfetta perché uno sta seduto. E abbiamo qui delle pallinine di Natale. E due molto carine, molto adorabili. Io stavo leggendo La Sirenetta ed altre piccole storie, ve lo consiglio davvero tanto. Natale devo arrivare a leggere le storie di Natale. E poi qui c'è anche un po' il copripiumone che effettivamente dà un po' aria natalizia, se vogliamo dire, che poi è double face, cioè nel senso da un lato è così che fa molto Nightmare Before Christmas, ma dall'altro lato è come vedete nei cuscini con le stelline, nero con le stelline. Super grazioso, super adorabile, l'abbiamo preso da Shane, quindi yay. Poi invece da qui si esce e si va nel terrazzino. Diciamo c'è la pila, c'è la lavatrice, ci sono le piante che qui stanno un po' crescendo, anche se come vedete stanno crescendo un sacco di funghetti. Noi abbiamo piantato narcisi, tulipani, eccetera, eccetera, stanno crescendo una marea di funghetti. Va bene, ce l'accogliamo. Alla fine, qualsiasi cosa cresce è buono. Mini tour completato, lì ci sono io allo specchio. Ok, allora prima di finire rispondo brevemente a delle domande che mi sono state fatte. Allora, Ruth chiede: andate a vivere assieme o è solo lui che cambia casa? Se andate a vivere assieme, come pensi che sarà convivere? Allora, non conviviamo al momento, per ora ha cambiato casa soltanto lui per mia mancanza di pecunia, non me lo potrei permettere al momento, quindi faccio un po' da pendolare, un po' e un po', tipo tutti i fine settimana sono posteggiata qui per ora, ogni tanto, qualche volta durante la settimana, però per il resto viene ancora un po' complicato. Come sarà convivere? In realtà penso molto tranquillo, cioè ci troviamo, cioè ci incastriamo perfettamente come cose, non abbiamo problemi. Poi è capitato qualche volta per alcune settimane stare proprio tutto 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 il tempo assieme, che c'erano state delle vicende, quindi ci siamo comunque sempre trovati bene. Non penso cambierà molto, non ci sono problemi del tipo ah, la tavoletta alzata o qualcosa del genere. Tutto, tutto molto tranquillo, anche perché devo dire, cura non è di quelle persone menefreghiste nel fatto di pulire, sistemare, eccetera, eccetera. Ci tiene molto anche lui, quindi sono a posto da questo punto di vista. FreeU29, spero di aver letto bene perché ho uno screenshot, cioè ho una foto sfocatissima del commento. Chiede qual è il tuo sogno? Ma banalmente vivere una vita tranquilla, agiata. Banalissimo. Sono Yoshikage Kira, piacere. Dammi la mano. Arcangelo G che chiede come si chiama il coniglietto, perché io il box di domande su Instagram l'ho fatto con una foto di Aruccia e quindi si chiama Aru, chiama soprannominata Aruccia, culetta, culona, disgraziata in tutti i modi, però noi le vogliamo tanto bene. E niente, fatemi sapere che cosa ne avete pensato, se vi piace come abbiamo addobbato, ancora mancano tantissime cose, ancora da portare, ancora da sistemare, però per ora va bene così. E niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e condividete, che ora io esco, che sono in outfit da uscire. E niente, iscrivetevi al canale, ciao a tutti!